sembra strano, noi sacerdoti ci affanniamo veramente nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, a trovare tante parole, a trovare proprio tante scaramanzie per parlare di Gesù, quando il mondo è pieno di Gesù. Noi siamo nel 2023, fra poco, i 2000 anni di un'esperienza di santi, di chiese, di esperienze di persone oneste, di persone che hanno dedicato la vita proprio, pensando a Madre Teresa, ecco, questa ragazza che era professoressa, un giorno esce dal suo istituto per fare un servizio e vede in mezzo alla strada delle persone sporche, delle persone che non avevano da mangiare, delle persone ammalate, e dentro di lei scatta una molla. No, non ho più il coraggio di continuare questa vita, voglio fare un'esperienza, il Signore chiede a me di fare del bene. E povera suora, ha avuto più di 2 anni aspettato il permesso dalla Santa Sede per fare un gruppo di suore, una congregazione, e lei diceva sempre: io sono piccola, voglio essere una goccia di acqua dolce in un oceano di acqua salata. E questo è vivere il minuto, no? Vivere l'attimo. Natale porta questa ricchezza. È vero, in dialetto una volta si diceva: ogni lira messa insieme aumenta, 1, 2, 3, e non finiscono mai se li vuoi contare abbondantemente. Pensiamo alle opere nostre, pensate ai santi, pensiamo ai padri nostri, i nostri papà sono stati dei galantuomini e vivevano quella fede, vivevano quell'attaccamento. Le novene di Natale erano sempre, le chiese erano sempre piene perché credevano in quella persona che si chiama Gesù. Non ci scoraggiamo, non lo so, la nostra religione molte volte ci mette alla prova, le persone ci pigliano in giro, le persone molte volte ci fanno delle battute. Dobbiamo resistere e dobbiamo crederci. Gesù, oggi ti chiediamo la tua benedizione. So che stai sempre con noi, benedici le nostre famiglie, benedici i nostri giovani, benedici chi è ammalato, benedici chi soffre, benedici quelle famiglie che sono state colpite dalla guerra, quelle realtà le più difficili. Signore, a Natale si dice che bisogna essere buoni, almeno a Natale, ma Natale è semplicemente un aprire la sorgente del bene, e questa sorgente darà acqua, darà amore per tutta la vita. Auguri a loro, fratelli che mi hanno ascoltato. Il mondo ha bisogno di te, l'ha detto Gesù. Qualsiasi cosa che farete al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Questo è il Natale, aprire questa sorgente di Dio, bere e portare agli altri con il nostro buon esempio. Pace e bene, con tutto il cuore, una carezza a tutti voi, e non ci scoraggiamo. E salutate tutti i vostri parroci. Qui, dalla casa di Gesù e Maria, in Vieste, abbiamo trasmesso questo saluto, questo pensiero di un fratello sacerdote, a nome anche degli anziani che stanno qui con me. Un abbraccio con tutto il cuore. Coraggio, viva Dio, grazie Dio che ci ami. Pace e bene.